Ricorre in queste ore il nono anniversario della consacrazione episcopale del Vescovo Bonanno, avvenuta nel Duomo di Cosenza il 25 marzo del 2011, solennità dell'Annunciazione del Signore. Nella comunità diocesana resta vivo il ricordo di quel momento suggestivo e solenne che si è compiuto proprio il giorno dopo la riapertura al culto della cattedrale della città dei Bruzzi. Giungano al Vescovo gli auguri della redazione del TG della Diocesi. Sta per concludersi la visita pastorale del Vescovo nell'unità di Santa Maria del Cedro, penultima tappa a Verbicaro, dove incontrerà gli ammalati della comunità e successivamente i ragazzi della CR, i giovani e i giovanissimi delle parrocchie. Venerdì, ultimo appuntamento a Orso Marzo, dove sono in programma le visite ad alcuni ammalati, alle scuole, alla fabbrica esistente nel territorio comunale ed infine, dopo la celebrazione dell'Eucaristia, l'incontro con il consiglio pastorale, parrocchiale e tutta la comunità. Giovedì scorso, presso gli ambienti della parrocchia San Pietro Apostolo di Roggiano Gravina, si è tenuto l'incontro con i presbiteri dell'Istituto Gesù Sacerdote, nel corso del quale sono state rinnovate le professioni di Don Andrea Caglianone e Don Giovanni Celia. Alla celebrazione della parola, presieduta dal responsabile nazionale Monsignor Emilio Cicconi, ha partecipato anche il nostro Vescovo.